La registrazione. Perfetto, quindi ancora una volta buongiorno a beneficio di registrazione per chi vedrà questo webinar più avanti. Ancora una volta io mi chiamo Gianfranco Andriola, vi racconto un pezzo del webinar di oggi dedicato ai dati governativi aperti, quindi al tema dei dati aperti, visto non tanto come strumento di creazione di valore pubblico economico, che pure è un'attività propria dei dati aperti, ma magari oggi la focalizziamo un po' di più su quanto i dati aperti possano diventare strumento e, se volete, anche cassa di risonanza della trasparenza della pubblica amministrazione. Lo accennavamo qualche minuto fa, il webinar di oggi in realtà fa parte di un ciclo più ampio di seminari online che è iniziato lo scorso mese, il 6 aprile, dove abbiamo visto in un'oretta e mezza, più o meno nello stesso tempo che ci prendiamo per oggi, il tema del governo aperto come pratica di governo. Quindi abbiamo fatto una prima introduzione a cos'è governo aperto e com'è, da dove arriva, quali sono i dati interessanti, qual è il coinvolgimento italiano rispetto a questi temi. Un secondo webinar che si è svolto invece il 20 aprile, dove abbiamo fatto un affondo sul tema della partecipazione online, sempre in logica di governo aperto, quindi civic engagement, quindi dare modo ai cittadini di diventare categoria vocale nel momento in cui una pubblica amministrazione compie le proprie scelte, si avvia verso le proprie scelte. E oggi invece parliamo di dati aperti, che forse così a naso sono uno degli strumenti a disposizione delle pubbliche amministrazioni che viene associato in maniera più univoca al governo aperto, e quindi quantomeno è un tema come storico su cui molte pubbliche amministrazioni hanno iniziato ad avvicinarsi a questi temi per la prima volta. E proviamo a farlo sempre in logica di accountability, sempre in logica di dare massima visibilità al taglio della trasparenza. Ve lo accennavo prima, lo riprendo rapidamente. Tutto quello che ci siamo detti nel corso di questi tre appuntamenti lo potete guardare su Eventi.pa, che è la piattaforma attraverso cui vi siete iscritti, è la piattaforma che come format utilizziamo per raccogliere la partecipazione ai nostri eventi, e soprattutto nel corso del tempo la nostra ambizione è quella di fare diventare una specie di Netflix della formazione pubblica, nel senso che tutte i seminari online, le registrazioni, i materiali che portiamo avanti su molti progetti, Formez in particolare su questo, vengono resi disponibili. Quindi qui ci trovate le registrazioni delle puntate precedenti e ci troverete chiaramente anche quella di oggi con le slide. Questo ciclo di webinar lo abbiamo progettato nell'ambito di un progetto che si chiama Open Government, Metodi e Strumenti per l'Amministrazione Aperta. È un progetto del Dipartimento della Funzione Pubblica, in cui il Formez sostanzialmente dà una mano nell'attuazione. Una parte di questo progetto, che ha una prospettiva molto più ampia, di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, quindi non ci torno, però vale la pena spendere qualche minuto sul fatto che il progetto ha una linea dedicata ai cosiddetti progetti pilota per il governo aperto. Quindi, in questa tornata, oltre alla regione Emilia-Romagna, che in qualche maniera oggi ci ospita, ci dà casa, altre pubbliche amministrazioni stanno partecipando in parallelo a questa attività, e l'idea è quella di, a fronte di un progetto più ampio, provare a scambiare punti di vista, esperienze, strumenti con soggetti pubblici, anche lato nostro, per apprendere al meglio come può funzionare questa cosa, lato pubbliche amministrazioni partecipanti ai progetti pilota, per integrare nelle strutture che già hanno, in alcuni casi molto solide come quella della Regione Emilia-Romagna, in altre amministrazioni che si stanno affacciando a questi temi per la prima volta, strumenti, metodi, metodologie, ragionamenti propri del governo aperto. Quindi provarlo a farlo direttamente. Grazie Angela per il link che ha postato Angela in chat è quello che vi porta alla pagina di Eventi.pa, dove trovate tutte queste informazioni. Fra l'altro, in questi webinar che, come avete visto, sono aperti a tutti, ci prendiamo anche qualche minuto, puntata dopo puntata, per andare a vedere, rispetto al tema di cui stiamo discutendo,
come la Regione Emilia-Romagna ha risposto a queste sollecitazioni. Quindi lo scorso webinar Sabrina Franceschini, che peraltro oggi qui con noi, ci ha raccontato la parte che riguarda l'amministrazione, che riguarda l'impegno della Regione Emilia-Romagna sui temi della partecipazione. Oggi abbiamo Lorena Verdini che ci racconta invece la parte sui dati aperti. Mentre in parallelo, sempre nell'ambito del progetto pilota, la Regione Emilia-Romagna sta portando avanti un processo particolarmente interessante da più punti di vista, che si chiama Trasformazioni, e vuole, ha l'ambizione di riuscire a creare in maniera collaborativa e partecipata il piano triennale formativo per la partecipazione, considerate che è un tema estremamente interessante sia per la Regione Emilia-Romagna, ma per sostanzialmente qualunque pubblica amministrazione italiana voglia confrontarsi con questi temi e quindi abbia interesse a rafforzare le competenze interne in tema di partecipazione nel momento in cui sviluppa, progetta e pianifica e quindi esegue percorsi partecipativi su tematiche varie. E quindi a questo punto io lascerei la parola ad Emanuela, che vi fa un piccolo aggiornamento di come questo processo pubblico sta andando. Interrompo la mia condivisione e lascio a te, Manuela, sia il microfono che la condivisione delle slide come abbiamo fatto prima. Grazie Gianfranco, buongiorno a tutti. Riprendiamo un attimo questo processo che è stato attivato appunto per poter scrivere insieme, diciamo, le parti più salienti del piano triennale formativo per la partecipazione. Oggi vorrei condividere con voi le proposte che sono emerse nel corso dell'ultimo workshop che ha visto alcuni di voi partecipi e che hanno dato notevoli contributi. Sulla nostra piattaforma Partecipazioni, nell'ambito appunto di trasformazioni, troverete quello che in parte ho cercato qui di sintetizzare, la formazione che vorrei. Le proposte più commentate sono sostanzialmente 4, 5, una formazione di base MES. Manuela, scusami, non si vedono le slide. Non si vedono? No. Ah, no, io pensavo dovessi lanciarle ancora. No, al momento Scusa. non le hai condivise. È la stessa procedura, Ora. condividi schermo, tasto verde in basso e cerchi così come abbiamo fatto prima, il pro. Scusate, condividi schermo. Si vede adesso? Non ancora? Così? Neanche, devi selezionare il file PowerPoint. Ho selezionato. Ma noi non vediamo. Riseleziono, scusate. Guarda, proprio come avevamo fatto prima, si va a condivisione schermo, poi ti propone tutte le applicazioni che hai aperte sul tuo desk e quindi selezioni quelle e la lanci, a quel punto noi dovremmo vederla. Arrivo, scusate, ma prima Fai non pure, funzionava. mentre Emanuela ripesca le sue slide, io eccole qui. In questo Ecco. momento vediamo. Perfetto, puoi lanciare, perfetto, a te la parola. Ma niente, stavo dicendo che appunto dal workshop dell'altra volta che abbiamo fatto insieme, abbiamo condiviso queste indicazioni, queste proposte per poter poi scrivere insieme le parti salienti del nostro piano triennale formativo, sono emerse delle indicazioni molto interessanti. Ne ho sviluppate quattro per condividerle insieme, poi chiaramente tutto il nostro processo proseguirà anche sulla piattaforma, eccetera. Una formazione di base, diciamo, trasversale un po' a tutte le proposte che sono emerse, soprattutto si punta l'attenzione su lezioni magistrali che possano individuare dei principi della partecipazione, avere sempre a disposizione una documentazione teorica dei corsi di base, sempre disponibili, quindi frequentabili online secondo le proprie modalità,
e soprattutto i partecipanti hanno fatto emergere l'esigenza di esperienze, cioè di momenti formativi basati sull'esperienza, attivando anche scambi, confronti. Un altro tema molto sentito, soprattutto perché la comunità di pratiche partecipative ha all'interno numerosi esperti, esperte di processi partecipati, l'accreditamento della figura del facilitatore. Alcune esperienze sono state indicate, per esempio come fare, come individuare quali sono le competenze, le capacità del facilitatore, potrebbe farlo la regione, potrebbe farlo qualche altro ente. È un dibattito ancora aperto che vede molti, molti colleghi partecipare online. Percorsi partecipati ibridi è un altro tema emerso, un altro filone su cui potremo attivare delle attività formative. Interessante intrecciare momenti in presenza con momenti online per rendere l'esperienza sempre di più un apprendimento collettivo, quindi la figura di un facilitatore che aiuti nel miglioramento delle proprie capacità, indispensabile. Parebbe un tutoraggio a disposizione di chi frequenta queste attività formative, proprio per riagganciare i percorsi o per ragionare su situazioni specifiche. E molto importante chiaramente è la modalità laboratoriale, dove ciascuno può mettere in pratica anche le proprie conoscenze teoriche o competenze acquisite. Tema fondamentale è la partecipazione a scuola, la cultura della partecipazione a scuola, promuovere presso gli istituti scolastici modalità partecipative, agganciando anche la questione dell'educazione civica, promuovendo l'ascolto attivo per motivare studenti, insegnanti, famiglie. Attenzione anche a aspetti come realizzare dei video brevi, perché sono modalità sempre più diffuse e sono modalità utili per mantenere viva l'attenzione. Servono conoscenze aggiornate in questa direzione su come, cosa, come usare le risorse, a quali comunità fare riferimento. Il linguaggio dei video per raccontare i processi, molto importante, quindi anche attenzione in questo piano formativo anche ai nuovi strumenti artistico-pedagogici attraverso video, eccetera, che usano soprattutto i giovani. Il tema dei giovani è un tema che è emerso principalmente, non l'ho qui riportato, ma ci sarebbe motivo di un webinar a parte. Come sviluppare l'intelligenza emotiva, un altro tema molto, molto frequentato sulla piattaforma, soprattutto per risolvere anche i conflitti. Noi continueremo a scrivere insieme i contenuti del nostro piano regionale formativo per la partecipazione il 18 maggio. Quindi invito tutti a partecipare. Voglio mettere l'accento sull'aspetto triennale del piano. Noi stiamo cercando di scrivere, di dare realizzazione delle attività formative, dei processi, proprio che abbiano una durata triennale. Quindi significa ragionare su un tempo più lungo di come normalmente noi eravamo abituati a fare, e questo ci potrebbe portare a redigere un piano formativo molto più interessante per tutti gli operatori e le operatrici che operano nella nostra regione. Per partecipare al workshop vi ricordo che bisogna iscriversi alla nostra piattaforma partecipazioni, vi ho legato il link, ma potrete comunque scriverci, chiedere supporto, eccetera. E vi ringrazio e spero che vi iscriviate numerosi.
Gianfranco, grazie, ti ripasso la parola. Grazie a te, Manuela, grazie al racconto. Come avete visto dal racconto che ha fatto Manuela, aspettate che mi prendo la mia presentazione, così nel frattempo la lancio, ok? E dal racconto che ha fatto Manuela, per esempio, ci sono delle cose che vengono fuori sin da subito, cioè come avete visto, il processo partecipativo avviato dalla Regione Emilia-Romagna ha una componente estremamente pratica, cioè sono delle proposte che sono venute fuori in maniera molto puntuale, che effettivamente sulla base di cui è possibile costruire un piano della formazione, e così come, approfittando del rilancio sull'evento, sul workshop del 18, un altro aspetto estremamente interessante, lo dico da osservatore, nel senso da osservatore coinvolto in qualche modo e da persona che lavora su processi partecipativi di varia natura con varie amministrazioni, è interessante come sin dalla progettazione questo processo preveda sia momenti asincroni che momenti sincroni, cioè workshop o momenti in cui gli utenti possono vedersi faccia a faccia, scambiarsi delle idee e poi queste idee confluiscono nella parte online. Quindi su questo aggiungo anche che magari ci permettiamo di disturbarvi via mail a conclusione di questo evento per darvi un po' di link più puntuali su come seguire questa iniziativa, come iscrivervi a questo evento. Quindi insomma, a scanso di GDPR ve lo diciamo subito, così evitiamo, così insomma, siete avvertiti. Torniamo invece a parlare di dati aperti, proviamo a farlo nel contesto dell'open government, del governo aperto. Questa immagine l'abbiamo vista più volte, è un diagramma di Vann che ci aiuta a una sintesi di come funziona il tema del governo aperto declinato in vari aspetti e strumenti. L'aspetto che ci piace sottolineare è che il governo aperto funziona bene quando questi fattori, cioè trasparenza, partecipazione e collaborazione, lavorano in maniera sinergica l'uno con l'altro. Avrebbe poco senso fare partecipazione se non la si facesse sulla base di informazioni trasparenti e condivise, e quindi la parte della trasparenza in qualche maniera è funzionale e influenza quella della partecipazione. Ugualmente pensare a una pubblica amministrazione un po' come dicevamo nella prima volta, cioè come government as a platform, come luogo in cui convergono gli interessi di soggetti diversi e dove si ragiona in logica collaborativa l'uno con l'altro, ancora una volta rende più organico, più sinergico lo schema del governo aperto. Oggi in particolare ci concentriamo sul tema dei dati, sul tema dei dati aperti. Io provo a fare una prima introduzione sul tema e sugli aspetti un po' più interessanti riguardo alle ultime novità che stanno arrivando anche da parte dell'Unione Europea, mentre nell'intervento conclusivo Eleonora Verdini ci racconta l'esperienza estremamente interessante e variegata che la Regione Emilia-Romagna sta portando avanti su questo tema. Per parlare di dati aperti, pensavo potesse essere utile iniziare a parlare di dati e soprattutto partire da indagando un po' la parola, cioè provando a capire cos'è dati oggi, partendo da qualche esempio magari un po' più interessante anche in termini di innovazione e di ricadute etiche rispetto a quello che è successo. Parto da questo esempio. Immagino che molti di voi ci ascoltino da Bologna o più o meno da Bologna, ci sono passati spesso, forse anche per una questione di convergenza territoriale delle persone iscritte, e il tema del webinar di oggi. Questa è una via di Bologna che immagino conoscete bene, è un'immagine tratta da Google Street View. Google Street View è una roba di Google in cui si manda in giro attraverso cui, con questa macchinetta qui che vedete, Google la manda in giro per le nostre città, per i nostri luoghi, traccia delle fotografie molto complesse e poi le sintetizza in queste immagini che possono essere scorse dal computer di più o meno qualunque luogo coperto. Soprattutto lo fa con una cadenza più o meno annuale a seconda della rilevanza del centro. Questa immagine di Bologna è stata scattata nel marzo del 2022, quindi giusto qualche mese fa,
e qualcuno, in particolare questa ragazza qui che si chiama Tremet Gerbu, ha una storia personale estremamente interessante che è raccontata in un articolo, nell'articolo che vi linko alla slide successiva di Wired di qualche tempo fa. Lei è un analista di dati, lavora con l'intelligenza artificiale e si è posta questa domanda, ha detto: perché non proviamo a lanciare delle intelligenze artificiali che è in grado di tracciare quello che succede nelle strade fotografate da Google Street Map, e proviamo a fare delle sintesi di dati e vedere come funziona. Il frutto di questo suo esercizio è stato questo paper di qualche anno fa, del 2017, estremamente interessante, in cui ad esempio ha messo in relazione la qualità del traffico con gli elementi economico-sociali della città in cui viene rappresentata. Vi faccio un esempio che è quello che attraverso cui forse si comprende meglio. Lei nota, guardando i dati, cioè o meglio estraendo dati dalle immagini, su come ci sia una relazione diretta tra la vivacità economica di un luogo e il numero di van, di camioncini che la attraversano. Questo significa che ci sono persone che usano le strade per andare al lavoro con i propri camioncini, e questo ha un riflesso ideale sulla e immediato sull'economia del luogo. Se ci pensate, qualcosa di molto simile a quello che l'Istat ha fatto un po' di tempo fa, chiaramente in maniera più meno di frontiera sul guardando l'intelligenza artificiale, però il modo in cui l'Istat ha fatto evolvere il censimento, voi lo ricordate, insomma io sono abbastanza grande da ricordare quando una volta ogni 10 anni si faceva il censimento italiano, veniva il tizio a casa e ti faceva compilare il questionario. Adesso Istat estrae quelle stesse informazioni da flussi di dati, che normalizza, che armonizza, che osserva in maniera diversa, e quindi la fotografia che Istat fa della situazione italiana attraverso il censimento è costantemente aggiornata. Tutto questo per dire che vari flussi di dati ci aiutano a creare situazioni più verosimili. L'aspetto più interessante, peraltro sottolineato a più riprese da Tremet Gerbu, da questa ragazza che vedete in questa slide, che è andata a lavorare per Google, poi ha rotto con Google per questioni etiche che non vi sto qui a raccontare, però una delle parti più interessanti è il modo in cui collezioniamo dati e utilizziamo i dati. In questo momento influenza in maniera estremamente diretta le nostre vite attraverso le intelligenze artificiali. Buona parte dei servizi online che utilizziamo in qualche maniera hanno sotto una componente di intelligenza artificiale che si nutre di dati per restituire servizi, e la qualità del dato e il modo in cui è stato raccolto la influenza in maniera diretta. Uno degli altri, diciamo, cavalli di battaglia delle polemiche di Tremet Gerbu su questo è il riconoscimento facciale, il modo in cui questa tecnologia in qualche maniera sia influenzata da chi l'ha prodotta, cioè riconosce molto bene volti di maschi bianchi più o meno della mia età, perché di base gli ingegneri che le sviluppano hanno queste caratteristiche, invece funziona molto male su etnie diverse, su situazioni diverse. Ancora una volta, per dare centralità al dato e per dirvi come in questo momento quello che noi tendiamo a chiamare dati in realtà è un'infrastruttura della conoscenza su cui poi si stanno sviluppando strato dopo strato tutta una serie di servizi, e se questa cosa non viene ben gestita, non viene ben governata, rischia di tradursi in nuove disuguaglianze, in nuovi coni d'ombra rispetto alla trasparenza, all'accountability e al modo in cui funziona la nostra società. Altro esempio decisamente più leggero, io sono un grande fan dei Massive Attack, è un gruppo che mi piace moltissimo, immagino tra di voi ci sia qualcun altro a cui piacciono. Loro qualche anno fa hanno deciso di non pubblicare la loro musica in forma di disco, ma hanno pubblicato un'applicazione che era possibile scaricare dagli store dei vari Apple, Google e via discorrendo, in cui la loro musica poteva essere ascoltata attraverso l'applicazione. L'applicazione, se associata a uno strumento di questo tipo, cioè un braccialetto che traccia il battito cardiaco della persona che lo indossa, creava attraverso l'intelligenza artificiale una modulazione del suono delle tracce. Quindi ascoltare lo stesso pezzo andando a correre o ascoltando lo stesso pezzo stesi sul divano, il pezzo cambiava di intensità e cambiava di ritmo e di volume. Ancora una volta, per dirvi come da un lato
idee che prima erano sostanzialmente inimmaginabili, adesso attraverso i dati, attraverso il tracciamento dei dati, attraverso il tracciamento in questo caso anche di dati molto intimi con un tracciamento biometrico, può generare delle cose estremamente interessanti. Dall'altro lato, chiaramente, pone tutta una serie di problemi di privacy che finora erano assolutamente inediti. Ancora una volta, la sintesi è che in questo momento i dati diventano l'ingrediente attraverso cui comporre ricette che fino a un po' di tempo fa non potevano in alcun modo essere cucinate, e quindi è necessario guardare con nuova attenzione, cosa che in particolare stanno facendo più o meno tutte le nazioni del mondo, ma l'Unione Europea lo sta facendo con particolare interesse, lo vedremo meglio dopo, però è importantissimo, almeno per questa prima parte, ragionare, cioè nel momento in cui parliamo di dati, stiamo parlando di qualcosa che evolve in maniera molto rapida e pone delle nuove questioni che finora non ci si era ancora posti. Uno degli aspetti più interessanti invece per quello che riguarda noi, per quello che riguarda la pubblica amministrazione, è che i dati di fatto diventano uno strumento di governo. Che significa? Ancora una volta, noi siamo abituati a pensare ai dati come a qualcosa di simile, cioè un'informazione che in qualche maniera viene cristallizzata, che può essere consultata, che può essere visualizzata, che può essere validata anche nel caso della pubblica amministrazione, ma che in qualche maniera, come in questa immagine, sta su librerie separate, distanti l'una dall'altra. In realtà, in questo momento, è questa l'immagine che dovremmo avere in testa nel momento in cui parliamo di dati, cioè server in cui queste informazioni sono caricate, sono costantemente alimentate, possono essere istantaneamente messe in relazione l'una con l'altra e possono generare delle ricadute in termini di governo rispetto non solo del dato ma di governo più in generale, che finora erano impossibili. Vi faccio una carrellata di esempi giusto per capire di che cosa stiamo parlando. Questa immagine fino a un po' di tempo fa poteva essere una di quelle classiche immagini che si vede al telegiornale al momento in cui si parla di cose di pubblica amministrazione, di burocrazia, di anagrafi e di cose di questo tipo. In questo momento invece, per quello che riguarda il territorio italiano, nel momento in cui parliamo di dati personali e di relazione a uffici anagrafi della pubblica amministrazione, l'immagine che dovremmo avere è questa qui, non so se l'avete utilizzato recentemente, NPR, l'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, è sostanzialmente un grande database con le informazioni di tutti i cittadini italiani, attraverso cui è possibile offrire una serie di servizi, cambio di residenza, download di tutta una serie di documenti che fino a un po' di tempo fa era impossibile scaricare singolarmente, ma bisognava recarsi agli uffici anagrafi delle città. Io posso dire che l'ho usato l'altra sera per scaricare stato civile, stato di famiglia, residenza e cose simili, funziona perfettamente ed è sostanzialmente, fra l'altro, è una delle cose con cui ragionavamo un po' di tempo fa, prima di questi degli inizi di questi webinar, è una grande infrastruttura del paese, se ci pensa, cioè ha una valenza simile a quella che è l'alta velocità Roma-Milano, nel senso è un'infrastruttura immateriale, però su cui di fatto consente al paese di muoversi estremamente meglio, di risparmiare una quantità spaventosa di tempo, ed è solo l'inizio, nel senso che questo prevede una serie di servizi basici su cui piano piano andranno ad alimentarsi. Ugualmente, nel momento in cui parliamo di identità, tendenzialmente guardiamo un'immagine simile, però di fatto, come sapete benissimo, fra l'altro ha avuto una crescita esponenziale durante il periodo della pandemia. In questo momento la nostra identità digitale, che attraverso cui offriamo dei servizi della pubblica amministrazione, che è lo SPID, di fatto ancora una volta sono dati che validati dalla pubblica amministrazione, certificati e messi in relazione l'uno con l'altro, consentono ai cittadini di usufruire dei servizi. Quando io mi loggo con SPID sul sito dell'Agenzia delle Entrate piuttosto che dell'INPS, in automatico il sito mi riconosce, acquisisce una serie di informazioni, nel caso specifico il codice fiscale che viene messo in relazione con i database che sono sotto quelle applicazioni, e quindi mi restituisce servizi finora inediti. Ugualmente, ultimo esempio, ve lo ricordate, io me lo ricordo all'università, la fila alla posta per pagare le bollette, adesso grazie a PagoPA, che sostanzialmente mette in relazione il sistema di pagamento di tutte le pubbliche amministrazioni attraverso un portale unico,
pagare la retta dell'asilo nido del mio figlio è una cosa estremamente rapida, molto utile, molto funzionale, e ancora una volta si fa da smartphone in qualche minuto, perché insomma questi sistemi tendono, cioè, con chi li usa spesso sa che insomma, un po' di casini ci sono ancora, però capite che ancora il punto è che in questo momento la gestione del dato diventa uno strumento di governo. E lato pubblica amministrazione è esattamente quello che avveniva fino a qualche anno fa con le strutture fisiche, nel senso le pubbliche, i vari comuni gestiscono le aree parco, lo fanno per massimizzare il loro valore pubblico e quindi definiscono una serie di regole per chi le vuole utilizzare, nel senso tu puoi portare il tuo cane a passeggio nel parco, però lo devi tenere al guinzaglio, puoi mangiarti il panino al parco, però devi buttare la carta nel cestino, puoi usarlo una certa ora ma non un'altra, quindi un sistema di regole per un'infrastruttura fisica volto a massimizzarne il valore pubblico. Con i dati sostanzialmente succede la stessa cosa, soprattutto da un po' di tempo a questa parte, questo impegno della pubblica amministrazione in qualche maniera ne modifica il ruolo, cioè se fino a un po' di tempo fa le pubbliche amministrazioni erano soprattutto impegnate nella gestione di un patrimonio che era certamente informativo, ma che aveva una connotazione soprattutto fisica, pensiamo agli archivi che abbiamo visto prima, in questo momento la pubblica amministrazione deve in qualche maniera essere garante del valore pubblico delle infrastrutture digitali. È un mestiere nuovo, serve tempo, servono nuove competenze, servono nuovi approcci all'infrastruttura pubblica vera e propria, cioè cose che fino a un po' di tempo fa non erano pensabili a proposito di infrastrutture fisiche, adesso con le infrastrutture digitali diventa, si sommano tutta una serie di nuove responsabilità e di nuove professionalità. Ed è proprio da questo ragionamento che un po' di tempo fa si fa una riflessione su quanto l'infrastruttura di dati in carico alla pubblica amministrazione, certificata, curata e resa disponibile dalla pubblica amministrazione, possa in qualche modo incontrare le necessità di chi sta all'esterno della pubblica amministrazione attraverso una sua apertura, attraverso la possibilità di garantire a chi sta all'esterno della pubblica amministrazione di utilizzare i dati pubblici. Per fare un rapidissimo cenno storico, si inizia a parlare in maniera contemporanea, se volete, insomma, del tutto simile a quella a cui ne parliamo oggi, di dati aperti, con questa eccezione, nel 2009 uno storico TED Talk di Tim Berners-Lee, che è questo signore che vedete in questa slide, che ha fatto svariate cose, tra cui inventare internet, tra le altre, è la persona che ha inventato il protocollo internet, un fisico di un'università americana, se non, credo lui sia inglese, ma mi sa che lavorasse in America, ed è stata la prima persona che ha in qualche modo formalizzato internet così come lo conosciamo adesso, e poi chiaramente sulla base delle sue intuizioni si è evoluto. E da allora, attraverso la Web Foundation, si è in qualche modo preso cura delle infrastrutture digitali pubbliche. E come vi dicevo, nel 2009 ha posto questo tema, cioè ha detto: pubblica amministrazione, voi avete un sacco di dati, perché non ne condividete una parte? Partendo da questa intuizione, partendo dall'idea che comunque i dati della la pubblica amministrazione rispetto a questo patrimonio informativo è un gestore, però la proprietà del dato in qualche maniera appartiene alla collettività, quindi in qualche maniera è giusto che alla collettività venga restituita con alcuni limiti e alcune idee. I limiti sono sostanzialmente questi, cioè non c'è dato pubblico in questo momento che non possa diventare dato aperto, a meno che non abbia chiaramente un vincolo di privacy. La pubblica amministrazione non può diffondere in formato aperto, mi pare abbastanza ovvio, però vale la pena ricordarlo. Qualunque informazione vada a ledere la privacy dei cittadini e delle imprese, in qualche maniera chiaramente diversa per le imprese, si parla soprattutto di diritto all'innovazione, e non ci siano problemi di sicurezza, cioè la condivisione dei dati non mette a rischio la sicurezza di alcuno. Per il resto non ci sono dati pubblici che non possano essere resi disponibili a tutti. Io qui vi ho copia e incollato la più classica delle definizioni, che è quella
di Wikipedia e più o meno ci trovate una sintesi delle cose che ci siamo appena detti. In realtà l'idea stessa, o quantomeno la normativa, perché comunque in Italia, così come in moltissimi altri paesi, il tema degli aperti è normato per legge da noi, è normato da una serie di articoli del codice delle amministrazioni digitali che danno la definizione di dato aperto e insieme indicano alla pubblica amministrazione la strada da seguire per la valorizzazione del proprio patrimonio informativo pubblico in formato aperto, in qualche maniera si rifanno tutti a questa open definition, che è una definizione di formato aperto e di dato aperto, insomma di opera aperta, della Open Knowledge Foundation, che è una onlus internazionale che fa delle cose estremamente, fa e continua a faceva e continua a fare delle cose estremamente interessanti in temi di apertura della conoscenza sia pubblica che privata. Sul privato e sul perché la pubblica amministrazione dovrebbe fare una riflessione di questo tipo, provo a farvi degli esempi, soprattutto per dirvi che la liberazione del patrimonio informativo, quantomeno la condivisione delle proprie idee e dei propri materiali sviluppati attraverso questa modalità, non è proprio soltanto della pubblica amministrazione, ma riguarda anche una serie di altri soggetti. Pensate ad esempio al Museo d'Orsay, non so se ci siete mai stati a Parigi, è stato uno dei primi musei a condividere, a lasciare la foto libera, sostanzialmente. Cioè, laddove in altri musei, se tiravi fuori la telecamera del telefono, arrivava il tizio e ti cazziava e ti chiedeva di metterla in tasca, loro per primi hanno detto perché non, dal momento che noi gestiamo un patrimonio pubblico, perché non dare a tutti la possibilità di scattare foto, di utilizzarlo come meglio credono? Chiaramente questa roba nel loro caso aveva anche una componente di marketing o di promozione, nel senso le persone scattano foto, le pubblicano sui vari social network e si tramuta in pubblicità per il museo stesso. Da anni, a prescindere, la pubblica amministrazione ne fa spesso uso, e anche qui è ben normato dal CAD, ma ci sono tantissime comunità di sviluppo del software open source che attraverso licenze aperte aggrega comunità professionali diverse e in moltissimi casi produce software spesso anche più validi di quelli commerciali. Il primo esempio che mi viene in mente è VLC, storico player di contenuti audio e video, quello col birilletto arancione, se ce l'avete presente, molti di voi ce l'avranno installato sul computer e adesso, cioè, storicamente è un progetto open source che funziona estremamente meglio di tutti gli altri, di altri simili sistemi per la lettura di file multimediali. Ci sono anche molti repository online pubblici alimentati da privati attraverso cui è possibile scaricare materiale in formato aperto. Unsplash, chi di voi probabilmente si occupa di comunicazione lo conosce abbastanza bene, è un repository di immagini gratuite che possono essere utilizzate da chiunque. Spesso le immagini a commento delle news sui siti provengono da Unsplash, che prevede una semplice citazione della fonte nel momento in cui vengono utilizzate le immagini. È interessante anche dal punto di vista musicale. SoundCloud è un repository di musica in formato più o meno aperto, non tutto è aperto, ma molte cose pubblicate lì possono essere restituite in formato aperto, e permette ad esempio a un bassista di buttare giù una linea di basso che vuole condividere qui, a un batterista di riprendere quella stessa linea di basso e metterci sopra un tappeto di batteria, ad altri musicisti di alimentarlo. Ci sono moltissimi progetti nati in qualche maniera musica open source, se volete. Questo personaggio qui è interessante a questo proposito, si chiama Kevin MacLeod. Sono certo che abbiate sentito la sua musica, ma non sapete, non l'associate a lui perché pubblica tutto in formato aperto, tutto, insomma, buona parte della sua musica è pubblicata in formato aperto, moltissime colonne sonore di podcast piuttosto che di video su YouTube avvengono attraverso il suo sito, che è quello che vedete in questa slide, e da sempre è un grande fautore della musica aperta e della possibilità, che, come soggetto privato, di contribuire in maniera pubblica alla diffusione di video. I vostri, lo dico per chi di voi si collega dalla regione Emilia-Romagna, i vostri corregionali o quantomeno chi di voi vive a Bologna, un collettivo di scrittori che adesso si fanno chiamare che prima si facevano chiamare Luther Bliss, adesso si fanno chiamare Booming, da sempre pubblica libri, peraltro anche insomma,
molto interessanti, molto ben scritti, e li pubblica in formato aperto, quantomeno li credo pubblichi, se non ricordo male, con Einaudi, e loro hanno un contratto che dopo un tot di tempo dalla prima pubblicazione del volume le loro opere sono scaricabili dal loro sito, e fino a un po' di tempo fa su alcuni progetti erano anche collaborativi, nel senso potevi rivedere, rialimentare i loro libri declinandoli in maniera diversa, citando la fonte, facendo un'operazione molto simile a quella dei dati della pubblica amministrazione. Tutto questo per dirvi che il tema dell'apertura del patrimonio formativo, informativo, del patrimonio culturale non è proprio soltanto della pubblica amministrazione, però proprio perché anche soggetti privati guardano con interesse le possibilità che possono derivare da queste modalità di approccio, capite quanto per la pubblica amministrazione possa essere centrale e interessante. Rapidissima carrellata sulle caratteristiche dei dati pubblici, nel senso che è bene fare una disambiguazione in questo senso, cioè tutti i dati, solo una parte, un sottoinsieme dei dati in possesso della pubblica amministrazione può essere considerato open data. Per essere considerato open data deve rispondere ad alcune caratteristiche. Sostanzialmente sono queste, ve le accenno, poi le guardiamo rapidamente una dopo l'altra, cioè la possibilità da parte di chiunque di accedere a questo patrimonio informativo in maniera semplice, l'adozione di formati aperti e standardizzati in maniera tale che tutti gli operatori di mercato siano messi nelle stesse condizioni nel momento in cui accedono a questo patrimonio informativo, e l'adozione, soprattutto per quello che riguarda la normativa italiana ed europea, negli Stati Uniti è un po' diverso, però l'adozione di una licenza aperta per il loro rilascio. Le guardiamo, ripeto, molto rapidamente una dopo l'altra. La possibilità di accesso ai dati significa sostanzialmente questa cosa, cioè che se io cerco i dati aperti su Google di una pubblica amministrazione li devo trovare. Cioè devono essere resi disponibili, indicizzati nei motori di ricerca, e l'accesso deve essere garantito a tutti in maniera contestuale. Su questo un'iniziativa interessante portata avanti sia dall'Unione Europea, poi acquisita anche sul territorio nazionale, curata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, è la metadatazione dei dati in formato aperto. Per metadatazione si intende l'attribuzione di tutta una serie di caratteristiche ai dataset che aiutino a cercarlo. Di fatto, volendo fare un parallelo, la metadatazione serve esattamente così come gli scaffali del supermercato servono a orientare gli utenti al momento in cui entrano e cercano quel particolare latte da andare a acquistare nel supermercato e si orientano tra i vari scaffali, i metadati sostanzialmente servono alla stessa cosa, cioè servono a dare delle categorie di dati, delle categorie ai dati in maniera tale che chi li voglia riutilizzare li possa trovare più facilmente. Considerando che chiaramente si parla di un patrimonio digitale, questo significa che molte di queste operazioni possono anche essere automatizzate attraverso bot e spider, quindi la metadatazione del dato in formato pubblico rispetto alle possibilità di accesso è un ulteriore elemento estremamente utile, estremamente interessante, di cui le pubbliche amministrazioni devono tenere conto. L'adozione di formati, cioè il contenitore attraverso cui vengono rilasciati i dati, deve guardare ai dati in maniera un po' diversa, cioè nel senso non mi posso, come dato pubblico, non posso pensare di buttare giù su internet un PDF magari scannerizzato storto come la maggior parte degli scan di immagine che troviamo spesso sulle delibere di siti della pubblica amministrazione, ma devo pensare ad utilizzare formati che siano innanzitutto machine readable, che significa? Cioè formati che facilitino la comprensione dei dati innanzitutto per le macchine. Pensate al codice a barre dei prodotti che comprate al supermercato ancora una volta, quello è un linguaggio innanzitutto macchina, cioè questo codice a barre è fatto soprattutto per essere da quel raggio laser che si passa sotto le casse e che permette a una macchina molto rapidamente di venire a conoscenza di quel codice che vedete in basso. È un linguaggio pensato innanzitutto per una macchina, perché sarà l'utente umano lo interpreta attraverso una macchina. Stessa cosa vale per i QR code che ormai utilizziamo tutti sui cellulari, Green Pass e via discorrendo, però per i dati, per i formati dati, per i formati database esiste una codifica a livello internazionale. Ancora una volta è stata pensata e realizzata Tim Berners-Lee, che è sempre questo signore che vedete qui sullo sfondo di questa slide, e prevede tre livelli diversi per i dati pubblici, cioè un livello 1 che è il PDF di cui parlavamo prima, che chiaramente non è open data, un livello 2 in cui si guarda soprattutto
soprattutto al formato Excel, che è un formato machine readable, ma è proprietario perché Excel è un formato di Microsoft, e dal livello 3 in poi, cioè dal file CSV, si passa al cosiddetto open data vero e proprio, cioè formati aperti e standardizzati, cioè non proprietari, e che rispondono a uno standard comune considerato a livello internazionale. Il livello più alto a cui la pubblica amministrazione dovrebbe ambire nel momento in cui espone dati in formato aperto è il cosiddetto formato LOD, cioè formato linked open data, dove i database non solo rispondono a tutte le caratteristiche che abbiamo visto prima, ma sono linkati tra di loro attraverso un sistema di triple, che è una cosa da un punto di vista informatico anche un po' complesso, però estremamente interessante per chi abilita sui dati tutta una serie di servizi e di riflessioni che fino con i dati di natura statica non potevano essere fatti. Accenno sulle licenze: come vi dicevo, nelle normative italiane, in particolare in molte normative europee, è indispensabile che le pubbliche amministrazioni attribuiscano ai dati in formato aperto anche una licenza. La licenza sostanzialmente è un contratto tra la pubblica amministrazione e chiunque anche andrà a riutilizzare dati in formato aperto, in cui sostanzialmente ci si rifà da un punto di vista normativo ai cosiddetti beni comuni, cioè la possibilità che ci siano alcuni beni che appartengono alla collettività, e quindi è giusto normarli e guardarli da un punto di vista delle licenze proprio in questa logica. Grande risorsa, grande aiuto per la pubblica amministrazione e per qualunque altro soggetto, anche privato, che volesse rendere disponibile in toto o in parte, con diversi livelli scalabili, le proprie opere d'ingegno, sono le cosiddette licenze Creative Commons, che sono disponibili da più di qualche anno, attraverso cui si può associare una licenza con un livello diverso di scalabilità di riutilizzo. Per la pubblica, per i dati della pubblica amministrazione, da un po' di tempo a questa parte, la licenza principe, insomma quella che viene utilizzata di più, quella più adatta per i dati della pubblica amministrazione, la licenza CC BY 4.0, dove sostanzialmente chiunque può riutilizzare i dati della pubblica amministrazione, può anche modificarli, può anche fare riuso commerciale, a patto che citi la fonte da cui quei dati provengono. Vi faccio un esempio su questo: se andate su Google Maps e guardate, oppure su tutte le altre applicazioni di Trip Planner, tipo Moovit, tipo altre robe simili, nel momento in cui andate a vedere i dati del trasporto pubblico e nel momento in cui andate a fare le vostre operazioni, cioè quando arriva l'autobus, come faccio ad arrivare di qui a lì o cose di questo tipo, da qualche parte, sia su Google Maps che le altre, ci trovate la fonte dei dati attraverso da cui sono presi, cioè la municipalizzata della città in cui vi trovate, che espone quei dati in formato aperto, proprio per questa clausola di tracciabilità dell'informazione pubblica e della loro provenienza. Considerate che rispetto a una tematica così ampia e così in divenire, che si aggiorna in maniera quasi costante, ringrazio Gabriella per la riga di chat che ha appena mandato, considerate una materia di questo tipo è estremamente difficile da gestire. Io ripeto, sono sull'idea di gestione come massimizzazione del valore pubblico, quindi è indispensabile contemplare tutta una serie di doveri e di diritti che fino a un po' di tempo fa non c'erano, semplicemente perché le combinazioni e le possibilità di incrocio e riutilizzo dei dati semplicemente non potevano avvenire, ma adesso con i dati digitali, soprattutto con una costante fonte di aggiornamento di dati digitali, pensate alle smart city, pensate alle smartphone che avete in tasca, pensate a tutta una serie di oggetti che fino a un po' di tempo fa erano oggetti, mentre il tema è regolamentarlo, cioè il tema cardine in questo momento è trovare una quadra che consenta a tutti i soggetti, quindi chiunque coinvolto nella produzione e nel riuso dei dati, di farlo nella maniera più giusta, senza creare nuove disuguaglianze, senza penalizzare eventuali iniziative di innovazione. È un tema difficile, è una cosa su cui si stanno confrontando più o meno qualunque governo a livello internazionale.
Vi posso dire così a naso che emergono, cioè inizialmente erano emerse soprattutto due posizioni su questo, taglio molto con l'accetta, è una grandissima semplificazione, però c'era da un lato un modello che era quello più americano, più liberista se volete, in cui si diceva lasciamo fluire i dati, mettiamo abbiamo già una normativa sulla privacy, vediamo che succede, considerate che il modello, quello statunitense, è molto influenzato dal riuso delle informazioni sia pubblica che privata in logica di grandi applicazioni, grandi soggetti tipo Google, Microsoft, Amazon che riutilizzano i dati, e di contro un altro invece approccio diametralmente opposto, se volete, era quello cinese, cioè dove i dati diventano innanzitutto materia pubblica ed è la pubblica, diciamo, il governo che può decidere cosa farne. No, lo dico in maniera molto sporca, dato come forma di controllo. Durante la pandemia avete visto che, insomma, questo controllo stile cinese dei dati in qualche maniera si è fatto molto più pressante per dare, ripeto, sto molto tagliando con l'accetta. Rispetto a queste due posizioni estreme, da un lato quella americana e dall'altro quella cinese, ne è emersa una terza, che è probabilmente la terza via, per citare altre terze vie, di sintesi, che è molto più interessante, molto più difficile, se volete, anche da attuare, e molto più complessa, che è quella dell'Unione Europea, che a detta di molti osservatori se la sta giocando decisamente bene su questo fronte. E un po' di tempo fa è stato approvato il GDPR, con cui ormai ci confrontiamo tutti quotidianamente, cioè il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, che oltre a in qualche maniera garantire la privacy degli utenti, ha avuto una prima inizio di regolamentazione di un mercato che fino a prima dell'ora era molto frammentario, soprattutto tutti i paesi europei avevano una propria normativa sulla protezione dei dati aggiornata a decine a una decina buona di anni fa, almeno per quella italiana, e capite che in 10 anni qui cambia tutto, è impossibile mantenere le stesse norme, e quindi a valle delle prime riflessioni portate avanti con il GDPR, l'Unione Europea ha provato a fare una strategia più ampia dei dati, appunto una strategia europea a maniera dei dati. Anche qui l'obiettivo è quello che dicevamo prima, cioè contemplare la questione della privacy, della tutela, e dell'evitare di creare nuove disuguaglianze con quello dell'innovazione e la possibilità di sfruttare questa risorsa, anche, diciamo, in accezione assolutamente positiva, cioè creando nuovi servizi, creando nuove possibilità. Ci sono una serie di esempi di questo tipo, il GDPR in qualche maniera rientra in questa logica, ugualmente interessante però è il modo in cui queste cose stanno andando avanti con il Data Act, che è un'altra iniziativa sui dati, dove qui l'idea è quella di regolamentare, è un provvedimento ancora in via di discussione, però l'idea è quella di regolamentare il mercato dei dati anche a livello privato, quindi estremamente interessante dalla prima lettura delle prime bozze e il modo in cui si nominano tutta una serie di soggetti che prima non erano nominati, si dà una collocazione anche normativa e si cerca di chiarire come questi soggetti possano dialogare l'uno con l'altro cercando di far funzionare le cose al meglio. Faccio un esempio molto rapido. Come dicevamo prima, i nostri smartphone, piuttosto che lo strumento che regola i termosifoni, piuttosto che le nostre macchine che hanno le macchine più recenti, che hanno quella sorta di computer di bordo, di fatto sono infrastrutture dati, e quindi va anche capito come questa infrastruttura dati appartenga alla persona che acquista quell'oggetto oppure appartenga alla società che lo ha prodotto. Cioè provare a cercare a tracciare delle linee di demarcazione che diano un'indicazione rispetto alla proprietà dei dati anche in funzione del proprio riutilizzo. È complicatissimo, è oggettivamente una cosa molto molto complessa. L'Unione Europea sta andando avanti, ne approfitto anche per dirvi che proprio su questo la Regione Emilia Romagna ha aperto un processo partecipativa sulla parte una partecipazione. Mi piaceva soprattutto sottolineare come la pubblica amministrazione rispetto a un'iniziativa di questo tipo possa in qualche maniera essere sponda, cioè da un lato provare a divulgare, come viene fatto molto bene nelle pagine di iscrizione di questo processo della Regione Emilia-Romagna, cosa sta avvenendo, e dall'altro farsi in qualche maniera promotore delle istanze dei cittadini rispetto a una roba così, dei cittadini e delle imprese, perché in questo caso
effettivamente è uno di quei casi in cui bisogna tenere molto presenti entrambi i soggetti, perché un forte orientamento verso la privacy rischierebbe di tarpare le ali eventuale innovazione. Di contro, orientarlo molto verso l'innovazione, verso il riuso dei dati, non solo pubblici, rischierebbe di ledere la privacy. Quindi davvero, ancora una volta, trovare un quadro è molto complesso, però è interessante come la Regione Emilia-Romagna in qualche maniera si stia facendo carico di questo posizione della pubblica amministrazione, questo nuovo ruolo della pubblica amministrazione anche nella discussione pubblica. L'altra novità interessante, soprattutto lato pubblica amministrazione, la sta seguendo molto bene in questo momento l'Agenzia per l'Italia Digitale, c'è una normativa europea che è quella sul riuso dell'informazione pubblica, da cui derivano molte delle strategie di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico dei paesi europei. È appena stata aggiornata, peraltro ha anche cambiato nome, adesso prima si chiamava sull'uso dell'informazione pubblica, adesso è un po' più orientata ai dati, e in questo momento è in corso, questa normativa è in corso di acquisizione nella normativa nazionale, quindi c'è quella fase che non ricordo bene come si chiama, nel momento in cui un'indicazione normativa da parte europea viene acquisita nella normativa nazionale, e l'Agit in qualche maniera lo sta curando. Quello che invece ci interessa moltissimo ai fini del governo aperto, ai fini dei ragionamenti che facciamo, soprattutto per questo ciclo di seminari, è provare a guardare i dati come carburante dell'accountability, cioè non solo dati come momento di crescita del valore pubblico in te declinato in accezione economica, ma anche in accezione, mi verrebbe a dire, sociale, però probabilmente non è la parola giusta, cioè di allargare la base di conoscenza a disposizione di tutti. Anche qui provo a farvi degli esempi puntuali, così proviamo ad aiutarci. Esporre dati significa sicuramente esporre dati pubblici, esporre dati in formato aperto significa accrescere l'accountability di cittadini, imprese, associazioni, cioè la possibilità che la pubblica amministrazione sia osservata dall'esterno, come dicevamo nelle puntate precedenti, e dia in qualche maniera un riscontro rispetto alle proprie attività. Qual è la logica? La pubblica amministrazione rilascia dati in formato aperto, magari non si limita semplicemente a esporre i dati, ma prova a dare una prima interpretazione attraverso dashboard, ne vedremo più di qualcuna più avanti nell'intervento di Eleonora Verdini prodotta dalle Regioni Emilia-Romagna. I cittadini possono osservare, comprendere quello che sta succedendo, a loro volta partire da quelle prime analisi e scaricare i dati e provarne a farne ulteriori analisi, confronti, ragionamenti, diventare in qualche modo categoria vocale, esporre le proprie istanze, e di lì la pubblica amministrazione potrebbe partire per migliorare le proprie attività. E chiaramente, come vedete, è un circolo virtuoso, cioè una volta messa in moto questa macchina, se la pubblica amministrazione in logica di governo aperto svolge al meglio il proprio ruolo, chiaramente il vantaggio, il valore pubblico creato dovrebbe crescere per tutti. Un'altra forma di dato, cioè un'ulteriore forma, partendo da questo ragionamento, di dati come cassa di risonanza della trasparenza pubblica, è il cosiddetto data journal, cioè possibilità che giornalisti con un minimo di esperienza tecnica, tecnologica e narrativa sul tema dei dati aperti usino i dati come strumento di racconto delle storie. Ci sono milioni di esempi, io ne ho preso quello più attuale. Come sapete, in questo momento in discussione alla Camera, forse al Senato, non mi ricordo benissimo, però insomma il governo sta cercando di mettere mano a catasto e concessioni balneari. È un tema estremamente caldo, forse è passato un po', chiaramente in questo momento, diciamo, la comunicazione giornalistica è molto orientata, come giusto che sia, a un tema immenso come quella della guerra, però è una sul fronte interno è una delle cose più interessanti che sta avvenendo. Io ho preso questo articolo del Foglio, ma insomma lo trovate più o meno dappertutto, e è un tema complesso, perché anche qui è una regolamentazione, si tratta di aggiornare una regolamentazione un po' datata lato nostro, ce lo chiede l'Europa, fa parte del PNRR,
chiara, insomma è un tema molto caldo. Su questo è interessante come la disponibilità di dati in qualche maniera possa contribuire a migliorare la qualità del dibattito pubblico, cioè rispetto a questo tema una testata giornalistica che è solo online, che si chiama Il Post, diretto da Luca Sofri, che fa un sacco di cose interessanti, ha provato a fare un ragionamento partendo dai dati e generando tutta una serie di mappe che ci aiutano a capire, ad esempio, quanto le concessioni balneari in questo momento pesino sull'economia di chi le gestisce. Guardando sempre i dati ci si è resi conto che alcune di queste concessioni sono le stesse dall'inizio del Novecento, sostanzialmente vengono tramandate di padre in figlio. Ci sono delle situazioni abbastanza curiose, se vedete, insomma, la Sardegna, io sono pugliese, però se vedete la costa della Sardegna oppure la costa della Puglia, ci sono delle concessioni che oggettivamente in dei luoghi meravigliosi costano molto molto poco, e anche qui verrebbe da riflettere su quanto possa essere giusto mettere mano anche in termini economici alle concessioni balneari. Insomma, però la parte che ci interessa di più è che partendo dai dati rilasciati dalla pubblica amministrazione è possibile migliorare la qualità del dibattito pubblico attraverso informazioni più oggettive e più puntuali, che in qualche maniera rendano migliore la qualità della democrazia, se me la lasciate passare in questo modo. Ci sono altre attività sempre condotte attraverso i dati aperti, che possono chiaramente rafforzare l'accountability della pubblica amministrazione. Una delle più interessanti, peraltro rilanciata anche dall'attuale quinto piano di Open Government recentemente reso disponibile dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è il cosiddetto Open Contracting Data Standard. Sostanzialmente è uno standard internazionale attraverso cui metadatare i contratti della pubblica amministrazione, cioè contatti della pubblica amministrazione fai con i fornitori esterni. Voi capite come quanto questa cosa, se ben fatta, se resa disponibile, se applicata a tutti i contratti della pubblica amministrazione di un paese, rende estremamente semplice la possibilità di confronto, la possibilità di messa in relazione l'uno con l'altro, la trasparenza. Insomma, il beneficio che può derivare da una buona metadatazione in logica di dati aperti, in logica di standard internazionale dei dati dei contratti della pubblica amministrazione, soprattutto in un momento come questo, penso all'Italia, in cui il PNRR viene messo a terra e quindi partono una serie spaventosa, forse inedita, di contratti pubblici, già solo per riuscire a tracciare come stanno funzionando queste cose e provare a fare una prima sintesi, delle sintesi puntuali anche intermedie partendo dai dati, può essere veramente uno strumento utilissimo. Chiaramente l'Autorità Nazionale per la Anticorruzione, l'ANAC, guarda con estremo interesse a questa possibilità di metadatazione del contratto pubblico, al punto da predisporre una banca dati dedicata. Peraltro anche lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che fa contrattoni e fa contratti abbastanza di frequente, ha iniziato ad adottarlo, quindi a livello centrale qualcosa si sta muovendo. Non ho notizie di pubbliche amministrazioni di livello locale che lo utilizzano, probabilmente ce ne saranno, ma semplicemente non sono aggiornato io, però capite che diventa un'iniziativa, diventa veramente un passaggio molto interessante per accrescere l'accountability e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Altro esempio, e mi avvio verso la conclusione, di dato come strumento di accountability molto ben strutturato e portato avanti in Italia dal progetto Open Coesione, non so se lo conoscete, sostanzialmente è questa roba qui, è una grande dashboard sui dati delle risorse pubbliche, in particolare sui fondi strutturali, mette in relazione tutti quei dati che fino a prima di Open Coesione erano annidati nei siti delle autorità di gestione delle varie regioni e dei vari ministeri, li mette in relazione l'uno con l'altro, lo fa in forma di database. C'è un lavoro spaventosamente complesso che il Dipartimento per l'Istruzione porta avanti nella raccolta di questi dati, ormai è qualche anno che lo fanno, sono diventati estremamente bravi, è un'iniziativa di pregio a livello internazionale, lo è innanzitutto perché consente a chiunque molto rapidamente di capire qual è la distribuzione dei fondi, ma soprattutto lo è perché i colleghi che ruotano, insomma, che lavorano insieme a Open Coesione, hanno attivato intorno a questa grandissima disponibilità di dati delle iniziative correlate estremamente interessanti. Una di queste è Moniton, cioè una maratona di monitoraggio civico attraverso cui chiunque può
Chiunque può riprendere, può fare il proprio monitoraggio civico sulle opere pubbliche partendo dai dati oggettivi rilasciati da Open Coesione. Altra iniziativa estremamente interessante, che in qualche maniera ritorna, ribatte su un tema già affrontato da Manuela nel momento in cui vi ha raccontato una delle idee che è venuta fuori sul piano triennale, cioè il coinvolgimento delle scuole. A scuola di Open Coesione, iniziativa correlata a Open Coesione, che riprende attraverso i dati di Open Coesione, le scuole attraverso dei PON, se non ricordo male, possono, soprattutto per le classi di quinta, possono creare dei report di monitoraggio, ma soprattutto possono divulgare una cultura del lato della trasparenza all'interno delle scuole. È un po' quello che ai miei tempi si chiamava educazione civica, no? Cioè, però adattata in tempi moderni. Loro lo fanno mettendo mano ai dati, imparano ad analizzare i dati, imparano a rappresentarli, imparano soprattutto a comprendere come è il loro diritto chiedere i dati certificati dalla pubblica amministrazione, ottenerli e fare delle considerazioni a partire da questo. Detto questo, io chiudo la mia presentazione. Non so se ci sono state domande, torno a scusarmi del fatto che la piattaforma è andata giù un po' di tempo fa. Vi rilancio l'ultima chat rivolta a tutti di Emanuela Cappelli per il workshop del 18. E detto questo, chiedo invece a Eleonora di lanciare la sua presentazione e le lascio la parola. Eleonora, esattamente così come abbiamo fatto prima, perfetto, vediamo tutto. Puoi lanciarlo a tutto schermo così la vediamo un po' meglio. Perfetto. Mi vedete tutti? Mi sentite? Perfetto. Ti sentiamo forte e chiaro, a te la parola. Bene, grazie, buongiorno a tutti. L'orario è un po' oramai, giungiamo alla conclusione del nostro webinar e quindi cercherò di essere sintetica e quindi di accelererò su alcune parti. Il mio nome, io sono Eleonora, mi presento per chi non mi conosce, Eleonora Verdini. Ho sviluppato nella nostra regione, nella regione Emilia-Romagna, una lunga esperienza di sistemi informativi nella sanità e poi negli ultimi 3 anni ho cambiato e mi sono avviata nel settore di cui faccio parte adesso, del settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo artivistico. Questa è la denominazione, diciamo, mi sono lanciata nell'innovazione digitale, dal sistema informativo a supporto della programmazione sanitaria. E questo per dare alcuni elementi proprio di chi, della mia provenienza. E la nostra regione ha una ricca esperienza in termini di dati, quindi ho dovuto fare delle scelte e vi racconto appunto l'esperienza che abbiamo sviluppato negli ultimi 2 anni all'interno appunto del settore innovazione digitale. E venivamo il 2020, oltre che essere l'anno della pandemia che ben conosciamo, è stato anche l'anno in cui abbiamo ridefinito ed elaborato importanti documenti strategici per la regione, le linee guida per la trasformazione digitale che indicavano e davano l'indirizzo per attuare il programma della Data Valley Bene Comune, nel quale l'elemento chiave, la parola chiave era una regione data driven, una regione dove la data strategy deve essere una punta di forza. Quindi noi abbiamo sviluppato questa linea di attività, questo processo, percorso, di cui 4 pilastri che la caratterizzano sono il data catalog, i dati, la tecnologia, l'approccio e la metodologia, i livelli di servizio. Allora, per quanto riguarda quindi questi sono i quattro pilastri. Sul data catalog, l'esperienza del data catalog è nata, diciamo, in rispetto ad una normativa che prevedeva la pubblicazione, il piano per l'anticorruzione e trasparenza prevedeva la pubblicazione dei dataset. Quindi è nata come esperienza da un dettato, diciamo, normativo, che poi abbiamo invece inserito a pieno titolo nell'ambito
nell'ambito del progetto di Data Strategy, e quindi siamo passati, abbiamo shiftato e virato il progetto da una elencazione in ottica di trasparenza, dall'emersione del patrimonio informativo in ottica di trasparenza, all'integrazione del catalogo in una suite di data governance. Quello che oggi noi abbiamo in termini di catalogo, a questo scopo abbiamo attivato un gruppo di lavoro che comprendeva tutte le articolazioni della regione, dell'ente, quindi sia le direzioni generali sia le agenzie. Quindi abbiamo costituito un gruppo di lavoro che comprendeva, riportava sia le 6 direzioni generali, l'assemblea legislativa e le 5 agenzie appartenenti all'ente regione. In sintesi abbiamo censito 1823 dataset. E abbiamo integrato i cataloghi che avevamo già a disposizione, e infatti parlando questa mattina con Gianfranco ricordava esperienze di qualche anno fa, e infatti abbiamo integrato nel 1800 dataset, cioè l'integrazione del catalogo Minerva, che è il catalogo specifico dei dati ambientali e che aveva visto la luce e la nascita in anni precedenti, e il catalogo dei dati geografici. E quindi anche che sono in questo caso fanno la parte del leone, perché sono circa 800 dataset il catalogo dei dati geografici, tutti stanno all'interno del geoportale, ma che noi abbiamo integrato per poter rappresentare in un unico punto la ricchezza e il patrimonio informativo. Vi dicevo che l'abbiamo integrato in una suite di data governance, dove l'elemento caratterizzante è quello di disporre di un catalogo di dati business a cui si affianca un catalogo di dati fisici. Quindi il salto rispetto allo strumento che avevamo iniziato a condurre è quello di aver collegare ai dataset i dati. In che modo? In un processo di condivisione che è stato strutturato attraverso delle figure chiave che ci sono all'interno del gruppo di lavoro e ancorate ovviamente alle direzioni, alla struttura, al modello organizzativo, alla struttura organizzativa dell'ente, quindi nel nostro caso direzioni generali e agenzie, e quindi abbiamo i data steward e data advisor, che sono i cardini della gestione del dato. Elemento fondamentale è quello di che l'owner, la proprietà, la responsabilità, l'ownership del dato rimane in capo alla struttura che genera il dato, ma poi c'è un processo attraverso il data marketplace di condivisione e di messa a disposizione dei dati. Quindi c'è tutta una richiesta, è come un po' acquistare sul mercato elettronico, insomma, un processo analogo che vede, qui infatti si chiama Data Marketplace, che vede quindi una richiesta, l'autorizzazione, il rilascio dei dati e anche la negazione, è possibile anche la negazione del dato qualora non ci siano le condizioni o la richiesta non sia coerente, la finalità non sia coerente. Quindi insomma c'è una valutazione che viene fatta da parte del data steward, che rimane che detiene l'ownership e che detiene la responsabilità sul dato. Questo in estrema, sì, ovviamente, e in questo processo noi stiamo costruendo, c'è anche un aspetto tecnologico che supporta un data hub che supporta il lavoro sul catalogo, un data lake nel quale portare, confluire i dati che saranno via via oggetto dei 1800, ovviamente ci ne sono di quelli strategici, più strategici, altri di gestione, di governo. Quindi è un ricco patrimonio, è un ricco percorso quello che stiamo cercando di condurre. L'altro elemento importante è il Data Analytics Lab, quindi un laboratorio interno per l'implementazione di progetti
progetti orientato all'utilizzo in specifico di strumenti di intelligenza artificiale e l'utilizzo di big data. Quindi non solo i dati a disposizione dell'ente, ma stiamo quindi dati che produce nella sua l'ente, ma anche dati di il mondo dei big data, quindi dati che provengono dall'ambiente, dalla sensoristica, dal mondo, quindi il mondo dell'IoT. Quindi il laboratorio che abbiamo inaugurato lo scorso anno, grazie anche al fatto che la Regione Emilia-Romagna nel 2020 ha avuto una stagione di concorsi per cui sono arrivati in forze parecchie per nuove leve, e quindi su questo abbiamo un pool di data scientist, di potenziali data scientist con i quali vogliamo appunto creare informazione, creare previsioni, sperimentazioni sui dati che servono a supportare, ad anticipare e supportare le politiche. Come lavora il Data Analytics Lab? Il Data Analytics Lab lavora su un percorso di ricerca e selezione degli use case, individuando anche gli owner avvalendosi ovviamente di una rete di interazioni all'interno dell'ente. C'è un percorso di formazione continua, ovviamente non abbiamo abbastanza storia perché il Data Analytics Lab ha meno di un anno di vita, perché le nuove leve sono arrivate nel corso del 2021, quindi abbiamo un percorso di formazione, di seminari costanti, di integrazione, e poi lo sviluppo di use case. Quindi il metodo di lavoro che si dà in Data Analytics Lab è un metodo di sviluppo agile, per cui in 2 mesi si valuta i risultati a cui si può arrivare, e nell'analisi, nello studio del caso, nello use case, è previsto anche l'abbandono dello use case perché non dà risultati, non porta ad esiti. Abbiamo fatto uno studio abbiamo applicato elementi di machine learning sull'analisi del bollettino ufficiale regionale per trovare delle modalità di facilitazione al lettore del BUR, del bollettino ufficiale regionale, lo strumento col quale, uno strumento di consultazione molto diffuso, perché è lo strumento col quale vengono resi pubblici tutta la formalizzazione, delibere e norme, leggi della regione. Un altro studio che abbiamo fatto molto interessante è stato a supporto proprio del processo di smart working, nel quale abbiamo cercato di definire un modello di previsione di quello che può essere il risparmio in termini di tempo, quindi anche di denaro e anche di emissioni di CO2, se si lavora in sedi diverse da quella assegnata, ma più vicino, più prossima alla propria abitazione. Quindi insomma, quindi sono state utilizzate delle metodologie di previsione per fare queste elaborazioni. Strumenti che mettiamo a disposizione nella metodologia, che era il quarto pilastro, la metodologia, sono livelli di mettiamo a disposizione dei livelli di servizio e delle disponibilità facili, in maniera intuitiva e trasparente, e modalità di consultazione, di analisi dei dati con strumenti di visualizzazione molto, molto facili, diciamo, molto accessibili. E noi abbiamo lo strumento, il Power BI è lo strumento che utilizziamo in più spesso. E abbiamo una marea, io devo dire che abbiamo veramente tanti cruscotti. Prima, peraltro, quando Gianfranco ha citato la dashboard sui progetti finanziati, ecco, abbiamo anche lì uno strumento di monitoraggio dei progetti finanziati, di come vengono erogati poi nel territorio i finanziamenti, i livelli di realizzazione. Io qui ho riportato 2 esempi. Uno è il cruscotto che abbiamo costruito nell'ambito del percorso della documentazione
di un progetto di revisione della gestione documentale, un cruscotto sull'attività che viene fatta attraverso il protocollo, i tempi di attraversamento dei documenti, come poter liberare tempo nel percorso di protocollazione a chi fa questa attività. E l'altro cruscotto che abbiamo sviluppato, sono solo due esempi, ecco, a titolo esemplificativo, è il cruscotto per il monitoraggio delle rilevazioni periodiche sulle società partecipate della regione Emilia-Romagna. Vi parlavo anche della piattaforma, era il secondo pilastro, era nella ruota dei quattro pilastri al secondo posto, e stiamo sviluppando, e questo è un lavoro in progress, una piattaforma attraverso una piattaforma di Big Data, la chiamiamo infatti la sua denominazione, la Big Data Platform, che ha l'obiettivo di, che sarà collegato ovviamente alle attività del laboratorio, perché sono necessari l'esperienza e la capacità dei data scientist, nella quale lo scopo è quello di analizzare, di studiare e di fare analisi sul rischio epidemiologico, sull'impatto degli ambienti, del climate change sul territorio, il rischio di catastrofi ambientali, quindi è una piattaforma con una macchina di supercalcolo, una macchina per il supercalcolo, che verrà messa a disposizione anche dei territori. Il tema questa è l'esperienza che stiamo conducendo, quindi rispetto al tema dei dati aperti, che è ampiamente trattato Gianfranco. Ho riportato alcuni dei portali di dati aperti della regione. Il portale dell'Open Data, prima mentre Gianfranco parlava, ricordavo l'esperienza che appunto è passata quando abbiamo deciso, nonostante i dati della sanità hanno tutto un problema di sensibilità, abbiamo deciso di lavorare, di portare i dati, di partecipare al progetto Dati Aperti della regione, quindi parliamo oramai quasi, non dico 10 anni, ma quasi. Poi abbiamo dei portali dove è possibile, per esempio il Geoportale e il portale Minerva, dove è possibile proprio scaricare i dati direttamente, e il portale della statistica, dove vengono messe a disposizione la consultazione, strumenti di consultazione e di scarico di dati sui dati demografici, sui dati delle forze lavoro. Vi metterò i link a questi portali nelle slide che pubblicheremo, in modo tale. È facile, perché questi poi peraltro sono degli esempi, perché sul sito la sanità c'ha il proprio portale di dati aperti, di consultazione, ovviamente tutto ciò nel rispetto delle normative che Gianfranco ci ha ricordato con le sue slide della privacy, del GDPR, quindi però ecco, ci sono, cioè sul turismo, altri dati aperti, quindi insomma il mondo è ricco quello che abbiamo prodotto. L'ultima, parlando di dati, parlando di big data, parlando, Gianfranco ha fatto il collegamento con il Data Act, del regolamento europeo sul Data Act, GDPR, ecco, quindi la nostra, come siamo affacciati, come guardiamo l'Europa. La regione Emilia-Romagna sta conducendo capofila per un progetto europeo di T4 Regions, che vede 14 partner e che ha l'obiettivo di costruire una piattaforma di condivisione di best practice, di pratiche di utilizzo di intelligenza artificiale, di big data, a supporto delle pubbliche amministrazioni. Una piattaforma che poi appunto
sarà a disposizione dei territori, di tutto appunto come nella tradizione dei progetti europei, una piattaforma a disposizione di tutti, in primis dei partner e dei territori che afferiscono al partner, ma sarà una piattaforma aperta. È un progetto biennale, finirà nel 2023, prossimo anno, e quindi li raccoglieremo e porteremo l'esperienza dei nostri territori e di tutte le anche di altre regioni che aderiranno alla conferendo esperienze, ecco, non tanto come partner, perché i partner sono già definiti, ma conferendo esperienze sull'applicazione di Big Data. Io penso che, ecco, su questo ho tirato un po' via per stare nei tempi del webinar, spero di esserci riuscita senza aver sacrificato, spero anche questo, a tracciare un po', a dare traccia di quello che è il senso dell'esperienza che stiamo facendo e della ricchezza anche di ciò che del patrimonio di cui disponiamo. E se comunque ci sono domande o ci sono, io adesso non vedo con la presentazione, non vedo la chat, quindi non so come sta andando la chat e se è anche un momento in cui è la fine del webinar, quindi forse la chat è meno attiva, però il mio indirizzo email lo metterò a fine presentazione, per cui se poi qualcuno vuole approfondimenti specifiche o altri elementi sono disponibile. Intanto vi ringrazio tutti per l'attenzione. Eleonora, grazie a te un sacco, perché l'idea era esattamente questa, cioè nel senso, nel momento in cui ci siamo messi a progettare questi ciclo di webinar, era provare a capire come a fronte di una serie di idee, indicazioni, ragionamenti, poi una pubblica amministrazione, nel caso specifico la regione Emilia-Romagna, declinasse nel proprio territorio queste stesse idee, le trasformasse, come abbiamo visto durante la tua presentazione, in servizi, in infrastruttura della conoscenza, infrastruttura del materiale. Quindi davvero credo che abbia funzionato benissimo, magari ha dato l'opportunità ad alcune delle persone che ci seguono della regione Emilia-Romagna di scoprire quanto la regione si attiva su questi temi. Contestualmente mi auguro abbia dato la possibilità a colleghi che magari vengono da territori esterni di vedere come effettivamente, partendo dalle cose che ci siamo detti nella prima parte del webinar, una pubblica amministrazione può avere tutti gli strumenti per riprendere quelle idee e trasformarle in ancora una volta servizi e dare visibilità, solidità, lungimiranza al patrimonio comune. Quindi davvero grazie mille, penso abbia funzionato davvero molto bene. Chiedo a Sabrina se ti va di aggiungere qualcosa, visto che siamo alla conclusione di questo ciclo. Ma sì, solo proprio un ultimo minuto per ringraziare tutti, naturalmente, come sempre Gianfranco, super denso di contenuti, ma anche rapido e molto chiaro. Ringrazio molto anche Eleonora Verdini per questo contributo e tutto il gruppo Formex, ma anche tutto il gruppo nostro Partecipazione. E ricordo, per l'ennesima volta, l'abbiamo rimesso in chat, già il link per iscriversi al workshop invece del 18, e l'invito anche naturalmente già prima del 18 a entrare sulla piattaforma Partecipazione nel processo trasformazioni per insomma aiutarci a costruire un programma formativo che sia adeguato ai vostri bisogni e alle vostre necessità. Quindi grazie a tutti e buon appetito. Grazie, grazie mille Sabrina, rilancio il buon appetito. Mi torno a scusarmi per il problema che abbiamo avuto con Zoom, non sappiamo cosa è successo, adesso proveremo a indagare per capire, non farlo accadere più. Contavo di pubblicare subito la registrazione, in realtà sono due file, quindi mi prenderò qualche altro minuto per trovare il modo per agganciarli e pubblicare un unico file. La pagina su cui trovate tutte le informazioni è sempre la stessa, ripeto, torniamo a disturbarvi via mail per ricordarvi l'appuntamento del 18, il processo partecipazioni e tutte le informazioni ci siamo detti. Davvero grazie a tutti voi, grazie a chi ci ha seguito oggi, grazie a chi ci ha seguito negli ultimi degli appuntamenti, grazie a tutti i colleghi, ancora una volta buon pranzo, ci auguriamo di rivedervi presto tutti il 18. Grazie ancora, a presto. Ciao. Ciao.